Cultura Colori, giornale di informazione quotidiana. Domenica, ben ritrovati. Oggi parliamo del blocco del scrittore-lettore, giusto Tania? Buongiorno. Assolutamente, buongiorno a tutti, buona domenica e speriamo che non siate bloccati nel traffico. Non c'entra niente, ma era una assonanza. Magari, che ne so, saranno bloccati nel traffico quelli che ci ascolteranno in replica alle 15:17 su Radio Onda Music, speriamo di no. Anche perché magari non ce la fate ad ascoltarci alle 15:17, ci potete ascoltare e vedere anche alle ore 21, sempre in replica, il lunedì, però in premiere sul mio canale YouTube. Oggi appunto parliamo di questo, cioè del blocco che si ha, che a volte tutti abbiamo avuto, anche io sono in pieno blocco del lettore e quindi non ci va di leggere niente o comunque non prendiamo sul serio qualcosa che poi lasciamo a metà. Abbiamo un po' di libri da consigliare. Parti tu, Tania. Come dopo tu dirai, perché faccio un po' di spoiler, scelgo di cominciare... Scelgo di cominciare con un libro che sblocca per eccellenza, che è Colazione da Tiffany di Truman Capote, che è un libro breve ma intensissimo e non può non conquistare per la favola d'amore di questo ragazzo, di questo aspirante scrittore molto molto inquadrato, molto molto tranquillo, che viene letteralmente risucchiato nel mondo variopinto, incasinato, rumoroso di questa ragazza molto sui generis ma anche molto malinconica e con una storia anche tosta alle spalle. Vi anticipo che il finale del libro è un po' diverso dal finale romantico del film. Eh sì, diciamolo questo perché non tutti lo sanno. No, io, visto che stavi per fare spoiler, lo dico immediatamente. Non tutti i miei libri sono dei short, cioè dei piccini, ecco, di poche pagine. Anzi, di solito il mio sblocco, per quanto riguarda il mio essere lettrice, c'è con i libri anche un pelino più quelli che definiamo mattoncini. Perché non è tanto il numero di pagine, quanto il coinvolgimento che chi scrive riesce a metterci in quelle pagine. Così mi sento immediatamente di dirvi che se siete delle ragazze, delle donne, a mio avviso, se non avete ancora letto Orgoglio e Pregiudizio, è il caso che lo facciate se avete, ma anche se non avete il blocco, perché Orgoglio e Pregiudizio è scritto bene, è scorrevole, è una bella storia d'amore, ma anche una bella storia familiare di Bennett, una rivalsa anche secondo me della donna, io ve lo consiglio. Se invece l'avete già letto e siete anche dei maschietti, un altro libro che potrebbe fare a caso vostro è L'ombra del vento di Zafon. Devo dire che io l'ho trovato un po' scontato, forse sono una di quelle pochissime persone che ha trovato Zafon scontato, ma dico perché lo consiglio questo libro, perché lui scrive benissimo, è un autore che ha scritto tantissimi libri per bambini e L'ombra del vento è qualcosa che ti trascina all'interno della storia, anche se io per la verità l'avevo capito come andava a finire il tutto, quindi non vi dico neanche un pezzo di questa trama perché ho paura veramente di spoilerarvi tutto, dato che in sé devo dire non mi è piaciuto, ma secondo me può fare al caso di chi ha bisogno di sbloccarsi, di darsi insomma un aiuto in termini di lettura. Invece uno che mi è piaciuto tantissimo, Tania, e che mi ha sbloccato è stato questo Buona Apocalisse a tutti che è un romanzo umoristico apocalittico datato 1990, scritto a quattro mani da, io spero si pronunci così, Prackett e Neil Gaiman, vabbè, quello lo conosciamo tutti. La trama è quella di un'apocalisse imminente, c'è anche l'anticristo sulla Terra, ma vi dico che in realtà c'è anche la serie TV su Prime. Vi dico che il nostro demone, ecco, Crowley, e il nostro angeletto, i dialoghi fra i due sono meravigliosi, umoristici e quindi ve lo straconsiglio. E poi chiudo e poi ti lascio immediatamente la parola, continuo dopo, con Guida Galattica per autostoppisti. È un po' lungo il fatto, no? Perché ci sono varie, è una saga, ma credo che anche questo di Douglas Adams può fare la differenza.
ed è un romanzo straordinario, fantascientifico, anche qui c'è un'apocalisse, ma è bellissimo, i dialoghi sono straordinari, la trama è, non lo so come ve la posso descrivere, è qualcosa di geniale, quindi se vi piace il genere, secondo me fa il caso vostro. Vado? Sì, sì, dai. Allora, io in realtà continuo sempre sul genere amoroso, un po' piccantino, un po' fuori dagli schemi o dentro gli schemi, questo lo decidete voi, con Averti trovato ora. Cosa succede se si incontrano una donna matura con una vita e un lavoro stabile e un ragazzo molto più giovane che viene da un contesto molto diverso e che fa il calciatore? Succede che scatta la scintilla perché probabilmente ci si riconosce al di là delle apparenti differenze. E nonostante le condizioni contestuali non siano delle migliori, non si può fare a meno di vivere questa possibilità. E infatti, sin dal titolo, l'autore ci vuole ricordare che alcune persone, alcune situazioni, non possiamo che incontrarle in alcuni momenti della nostra vita. Io non so se capita anche a te, Tania, stavo riflettendo in questo momento mentre parlavi in realtà di una cosa che non c'entrava niente con il tuo discorso, ma che c'entra con il discorso generale che stiamo facendo stamattina. Io ho un problema con i racconti, cioè le raccolte di racconti non sempre mi sbloccano, perché finisco il racconto, poi non è detto che quello dopo sia coinvolgente come l'altro, e mi è venuto in mente che l'unico, forse uno degli unici libri, due autori mi hanno sbloccato, uno è Edgar Allan Poe e l'altro invece è Maupassant. Io credo che quelli possano fare al caso vostro. Non so se invece Un cuore semplice di Gustave Flaubert possa fare al caso mio. Non l'ho ancora letto, me l'ha regalato una mia amica, no, me l'ha consigliato, scusami, me l'ha consigliato una mia amica quando avevo il blocco, ma ancora non l'ho letto, vi farò sapere. E siamo curiosi, infatti. Allora, poi vi suggerisco, a proposito di libri molto 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 grandi che però possono essere una chiave di sblocco perché vanno via chi ha un piacere, c'è Io sono il male di Andrea Cavalletto e Lisa Zanardo, che è un noir, ma è un noir atipico perché è un incrocio tra personalità disturbate, ma soprattutto l'incontro con un male che attanaglia il corpo della protagonista, che è la sclerosi multipla, e che qui viene descritta sotto forma di una forza maligna, quindi una chiave di scrittura e di lettura molto particolare, molto atipica, che permette di parlare dell'incontro e dello scontro con la malattia. Io, Tania, invece volevo citare Expo 58 di Coe, che ancora non ho letto, è un po' mattoncino per la verità, ma mi hanno detto, e io perciò l'ho comprato, che aiuta molto quando c'hai il blocco, come mi ha aiutato molto L'amante giapponese di Isabel Allende, che sto leggendo in questo momento, e mi ha aiutato molto anche in realtà quasi tutti i libri di Murakami mi aiutano molto in tal senso. Però ti stai dimenticando una cosa, io ho letto che c'è un libro in particolare che sblocca assolutamente come per magia e tutti, e ti fa leggere L'insostenibile leggerezza L'insostenibile leggerezza dell'essere, che abbiamo citato nel nostro praticamente nella nostra puntata sul tradimento, e in realtà io devo fare un'errata corrige, perché non è Teresa che ha l'amante in questo quadrato di relazioni incrociate, ha due amanti, ma è l'altra protagonista femminile, perché in realtà anche qui abbiamo un gioco di specchi e di rimandi. Abbiamo la coppia di persone che non stanno insieme, ma che sono esponenti della tradizione della monogamia,
e dell'etica forte specchiata, e abbiamo poi invece i due protagonisti dall'altra parte, che sono i due viver che amano diciamo essere fuori dalle righe, amano sbugiardare le tradizioni, le relazioni classiche, che infatti poi si incasinano parecchio la vita e la incasinano anche gli altri due, che malauguratamente si innamorano di loro. Tania, se non hai altri libri, io volevo chiudere al volo con un altro autore che mi ha sbloccato in passato e che vorrei citare. Vado? Ok. Vai. Allora, c'è George Orwell. Tutti diranno, mamma mia, quanto è pesante. Io credo che il modo di scrivere di questo autore sia molto fluido e faccia riflettere chi legge in maniera da sbloccare proprio nel cervello qualcosa di diverso. Quindi, oltre a 1984, che forse è uno dei suoi romanzi più famosi in assoluto, c'è anche La fattoria degli animali, quella in particolare mi ha dato veramente una bella botta per il mio sblocco, e una boccata d'aria. Ecco, io ho concluso. Se vuoi aggiungere altro, altrimenti saluto. Io voglio aggiungere solo, come dice Daniel Pennac, che il primo diritto di ogni lettore è quello di non leggere. Ricordate questo. Tania, grazie mille per la compagnia in questa domenica mattina. Io ricordo ai nostri affezionati che, oltre ad andare in onda la domenica mattina appunto su Cultura Colori e in contemporanea sulla mia pagina Facebook e il mio Twitch, siamo in replica alle 15:17 su Radio Onda Music lunedì, e sempre di lunedì alle 21 in premiere sul mio canale YouTube. Se avete perso qualche puntata, per recuperarla, quindi andate sulla playlist che trovate sul mio canale YouTube Camera con Vista, o anche sul giornale Cultura a Colori trovate gli articoli a firma di Tania Sabatino. Ciao Tania! Ciao Sonia e buona domenica a tutti. Cultura Colori, giornale di informazione quotidiana.